Guardi, Grazie. sono ovviamente, la ringrazio, sono ovviamente favorevole a tutto quello che possiamo fare per favorire la pace. L'ho detto anche in aula quando ne abbiamo parlato prima del Consiglio europeo. Chiaramente bisogna sapere che, diciamo, il tema della pace non è qualcosa che si ottiene semplicemente rivendicandolo. Bisogna lavorarci e bisogna lavorarci concretamente. Bisogna avere segnali dalle parti in campo. Oggi non ci sono grandissimi segnali, particolarmente dalla Russia, ma io sono stata contenta di sentire al presidente Zelensky, che ho sentito un paio di giorni fa, della sua volontà, diciamo, di avviare un'iniziativa in questo senso. Ovviamente ci sono delle difficoltà che lei capisce perché. Intanto noi parliamo di diciamo, conferenza di pace, una guerra così ampia, ovviamente coinvolge le Nazioni Unite. Noi abbiamo, diciamo, il paese, in questo caso, che ha scatenato il conflitto, che siede nel Consiglio di sicurezza, no? Cioè, quindi ci sono delle difficoltà che riguardano anche proprio la possibilità di poi garantire un processo di pace. E questa è la ragione per la quale, per esempio, io ho detto al presidente Zelensky che l'Italia è pronta a farsi garante di un eventuale accordo di pace e che è pronta ovviamente ad aiutare per coadiuvare questo processo. È la ragione per la quale penso di recarmi a Kiev prima della fine di febbraio, cioè prima dell'anniversario dell'invasione del 24 di febbraio, perché credo che il 24 di febbraio potrebbe essere, diciamo, una data nella quale fare qualcosa a livello di iniziativa per, e quindi vorrei recarmi a Kiev prima di questo. Ho parlato col presidente Zelensky.